Bene, allora andiamo avanti parlando di patologia del pericardio. L'ultima volta abbiamo fatto l'endocardio, oggi facciamo questa ultima ora con il pericardio e parlando di quelli che sono due concetti, diciamo, fondamentali, che sono la pericardite acuta e il versamento pericardico. Ora, come sempre, concetti di base. E cerchiamo di non andare estremamente nello specifico. Alcune cose le abbiamo già fatte quando parlavamo del dolore toracico. Allora, prima cosa, per definizione, cosa intendo per pericardite acuta? Intendo una sindrome dovuta all'infiammazione dei foglietti pericardici. Se vi ricordate la parte di anatomia, è una sirosa del pericardio data da due foglietti, un foglietto viscerale. È un foglietto parietale, lo spazio all'interno dei due foglietti è uno spazio nel soggetto normale virtuale, cioè non c'è, e nel momento in cui si infiamma il pericardio ho una serie di alterazioni, di sintomi, di alterazioni che sono, diciamo, con alla base un dolore toracico. Ora, se vi ricordate il discorso sul dolore toracico, ricordate anche che la pleura parietale è innervata dalla componente somatica, non dalla componente viscerale. E quindi, importantissimo già per l'anamnesi, il dolore da pericardite acuta non sarà un dolore tipico, non sarà un dolore toracico tipico, sarà un dolore toracico atipico, proprio perché l'innervazione non è un'innervazione viscerale, ma è un'innervazione somatica. Oltre al dolore toracico da pericardite, che è abbastanza specifico, e dopo vediamo, abbiamo anche, per esempio, la presenza di sfregamenti pericardici, che si sentono all'auscultazione, delle alterazioni sia all'elettrocardiogramma che all'ecografia. In alcuni casi possiamo avere la comparsa di liquido dato dalle sirosi, dalle cellule sirose del pericardio infiammato che si va a depositare tra i due foglietti. Quando ho liquido all'interno dei due foglietti, e vediamo dopo la diagnosi si fa con l'ecografia, parlo di versamento pericardico. Epidemiologia, patologia abbastanza frequente, patologia anche stagionale, in quanto vedremo che la maggior parte delle pericarditi hanno alla base un'eziologia virale, quindi un'infezione virale, è responsabile di circa un accesso su 1000 in ospedale ed è responsabile invece di buona parte degli accessi in sala emergenza. Perché? Perché, come abbiamo detto, il grosso del gioco nella pericardite è fare la diagnosi differenziale tra pericardite e invece sindrome coronarica. E il dolore toracico va chiesto, va specificato, va fatto descrivere ai pazienti, perché molto spesso è quello che ci fa fare un sospetto. Un paziente con pericardite arriva con dolore toracico, quindi la diagnosi di triage, cioè avrete comunque il dolore toracico. Come sempre, gli uomini, rischio maggiore delle donne, l'età è un'età abbastanza precoce, di solito si sovrappone poco con l'età della sindrome coronarica, i pazienti con pericardite mediamente sono più giovani. E quali sono le cause di questa infiammazione dei foglietti? Allora, abbiamo detto, nella maggior parte dei casi sono cause infettive, nello specifico un virus. Abbiamo dei virus, diciamo, tipici delle pericarditi, classicamente l'Epstein-Barr, citomegano, l'adenovirus, il parvovirus B19 che spesso dà una patologia da overlap tra pericardite e miocardite e meno frequente alcuni enterovirus. La maggior parte delle pericardite acute sono di origine virale. Concetto fondamentale che non viene spesso espresso. E andare a cercare che tipo di virus
è la causa della pericardite, nella maggior parte dei casi non serve quasi a niente. Questo perché tutti questi virus danno un'infezione che si risolve autonomamente e non ha una terapia specifica. E se tutto va bene, non ci sono complicanze, non c'è una miocardite associata alla pericardite virale, si risolve in una, massimo 2 settimane. Quindi andare a fare la valutazione degli antigeni virali da un punto di vista di trattamento non ci serve, si fa molto poco, si fa solo nelle pericarditi complicate. Questo però vi spiega un concetto fondamentale che molto spesso, se vedete le diagnosi di dimissione di questi pazienti da pronto soccorso, da reparto, in caso vengano ricoverati, si parla di pericardite idiopatica. In questo caso, in realtà, idiopatico è quasi sempre virale. Idiopatico non vuol dire che non si sia trovata una causa osteopatogenetica, probabilmente non si è cercata proprio perché, come vi dicevo, alla fine non ci cambia il trattamento. Meno frequenti come pericarditi infettive, abbiamo le pericarditi batteriche, classico da tubercolosi, ma sono molto molto frequenti, le infrequenti, le pericarditi fungine, molto rare, e anche qua, come sempre, infezioni sistemiche fungine, pensare a un paziente immunocompromesso. Poi abbiamo delle pericarditi da cause non infettive, meno frequenti delle pericarditi virali, però comunque abbastanza visibili, e oltre a quelle date dai traumi, soprattutto traumi diretti, penetranti. Cioè, nel senso, penetra un corpo estraneo in cassa toracica, è ovvio che mi può dare anche una pericardite. Più frequenti sono i traumi da corpo chiuso, per esempio, classico incidente stradale con trauma sternale da volante. E ci sono un sacco di pericarditi dovute a cause neoplastiche, e come sede secondaria di solito di patologia, oppure autoimmuni. Quasi tutte le patologie, grossi gruppi di patologie autoimmuni, il lupus, la sclerosi sistemica, lo Sjögren, l'artrite reumatoide, il LES, le vasculiti, possono tutte dare interessamento delle sirose, quindi pericardite e in alcuni casi anche pleurite. Quelle che vedete, le altre sono più rare, ci sono delle pericarditi date da alcuni farmaci, molto spesso antineoplastici, quasi tutti antineoplastici in realtà, e pericardite uremica, ma diciamo mi serve che sappiate la distinzione tra cause infettive e non infettive. Tra le infettive, le più comuni di gran lunga sono le virali, tra le non infettive, le più comuni sono quelle o di origine traumatica, o di origine neoplastica, o di origine autoimmune, con le autoimmuni prevalenti sulle altre due. Ci sono anche delle classificazioni istopatogenetiche che in realtà vi cito semplicemente per farvi capire che all'interno dei foglietti pericardici il versamento che si può venire a produrre a seguito della patologia può essere di natura disparata. Classicamente le pericarditi virali danno un versamento sieroso, quindi quando vediamo dopo un versamento pericardico, in alcuni casi è necessario procedere alla pericardiocentesi, cioè all'estrazione del liquido all'interno del pericardio. Il liquido in questo caso è un liquido sieroso, è un liquido chiaro, cosa che per esempio non è nel caso delle pericarditi, per esempio batteriche o tubercolari, addirittura nel quel caso il liquido è un liquido suppurativo. E ovviamente nei traumi, nelle neoplasie, avrò una pericardite con un versamento emorragico e quindi un liquido ematico, sieroematico, e fare una pericardiocentesi ovviamente permette anche di andare a vedere con un esame chimico-fisico, istologico, volendo per vedere delle cellule, anche le caratteristiche del liquido e quindi aiutare
verso una diagnosi di eziologia. Quali sono i sintomi delle pericardite? Allora, uno abbiamo detto, principale, dolore toracico dato dall'infiammazione dei foglietti pericardici, dolore toracico che ha caratteristiche tipiche della pericardite, quindi non è un dolore toracico tipico, cioè non è un dolore anginoso, ma è un dolore toracico che viene riferito bene in una sede, dato dallo sfregamento dei foglietti pericardici infiammati. È un dolore che non si irradia, è un dolore che di solito non dà sintomatologia vagale, ed è classicamente un dolore che si modifica sia con la posizione del paziente. Se il paziente è in decubito sinistro, il ventricolo sinistro e la parte, diciamo, anteriore, è più facile che appoggi sulla cassa toracica perché non c'è l'interposizione della lingua polmonare, quindi gli sfregamenti saranno maggiori e il paziente ha più fastidio. L'aumento del dolore viene dato anche, per esempio, in ispirazione profonda, proprio perché movimentando la cassa toracica si sfregano meglio i foglietti e il paziente ha più dolore. Queste manovre, girarsi sul fianco, fare una bella ispirazione che evocano un peggioramento del dolore, ci danno un grosso sospetto di pericardite acuta. E ci fanno stare molto tranquilli che invece non si tratta di una sindrome coronarica, perché come vi ricordate, invece il dolore toracico tipico da SCA non c'è una modificazione dell'intensità del dolore con la postura o con il movimento. E un altro concetto fondamentale, soprattutto per quanto riguarda le pericardite virali, che di solito la pericardite segue un'infezione virale e quindi andando a fare un'anamnesi accurata spesso si riesce a scoprire che il paziente ha avuto febbre, tosse, dispnea, sintomi influenzali molto spesso nelle 2 o 3 settimane precedenti e quindi anche quello è un sospetto che probabilmente siamo di fronte a una pericardite su base virale. Altri tipi di pericarditi, per esempio quelle su base autoimmune, possono dare una febbricola che però è stabile e che ha un significato molto più lungo nel tempo, parliamo di diversi mesi. Lo sfregamento pericardico che si sente all'auscultazione, se c'è, vi fa fare diagnosi al 100%. Quello che si sente in questo caso sono proprio 2 fogli di carta che strisciano assieme. Il fatto che non ci sia però non esclude la diagnosi. Perché in realtà nel momento in cui c'è un versamento abbondante, i 2 foglietti non sfregano perché il versamento fa da cuscinetto e all'auscultazione non si sente niente. Ci sono dei criteri indiretti, soprattutto nelle pericarditi su base neoplastica o su base autoimmune, quale la perdita di peso. Ovviamente parliamo di perdita di peso nel corso dei mesi precedenti. Quali sono i criteri diagnostici? Allora, molto semplici, in realtà li abbiamo già detti. Si fa diagnosi di pericardite acuta quando ci sono almeno 2 di 4 di questi criteri, che abbiamo detto sono dolore toracico compatibile con pericardite, quindi somatico che cambia col movimento, sfregamenti, alterazione dell'ECG, adesso le vediamo, e versamento pericardico all'eco. Questi sono i 4 criteri. Se ce ne ho 2, faccio diagnosi almeno 2, faccio diagnosi di pericardite. Tutto quello che ho già detto, assieme al laboratorio, perché per esempio una VES, una PCR alterati, bianchi alti, procalcitonina alta, ci possono dare conferma, però sono i cosiddetti criteri di supporto, cioè non servono per fare diagnosi. E ci sono, se vedete, altre definizioni, come la pericardite incessante, ricorrente. Tralasciamoli, mi interessa che riusciate a fare diagnosi. Come vedete, la diagnosi si fa nel giro di pochissimo tempo, direttamente in pronto soccorso, perché quello che mi serve è la possibilità di parlare col paziente un ECG e un eco al massimo. Come si distingue? Breve riassunto, perché in realtà questa cosa l'ha fatta. Come si distingue il dolore da pericardite dal dolore da ischemia miocardica?
Allora, come abbiamo detto, dolore pericardite anteriore, massimo la spalla è ben definito, è acuto, è localizzato, è penetrante. Un altro concetto fondamentale è che il dolore pericardite può durare ore o giorni, mentre il dolore da infarto non dura mai così tanto perché compare una complicanza prima o il paziente si riferisce. Di solito non ha relazione con lo sforzo, anche se in realtà questo non è propriamente corretto perché lo sforzo può portare a un'iperventilazione e l'iperventilazione aumenta i movimenti della gabbia toracica e aumenta il dolore dato allo sfregamento. Abbiamo detto cambia con la postura, cambia con i movimenti, i fenomeni neurovegetativi di solito non ci sono. Tutto diverso dal dolore da sindrome coronarica che invece è costrittivo e gravativo, non è localizzato, non può durare ore o giorni e si associa spesso a un riferimento per esempio, alla schiena, al braccio sinistro, al giugulo, è accompagnato da fenomeni neurovegetativi e non cambia assolutamente se movimentiamo il paziente. C'è tutta una diagnosi differenziale per la pericardite, questa ve la metto per comodità vostra, in realtà è l'unica cosa che mi interessa che sappiate, la diagnosi differenziale con l'infarto miocardico che abbiamo appena detto. Considerate, però lo lascio come messaggio, non lo andiamo a approfondire, che in alcuni casi la pericardite è associata a una miocardite, quindi l'infiammazione non coinvolge solo i foglietti pericardici, ma va a coinvolgere anche il muscolo cardiaco. In questi casi, oltre ai fenomeni classici sintomatologici della pericardite acuta, abbiamo anche un problema spesso di origine strutturale, quindi abbiamo o cicatrice alla risonanza, come abbiamo visto nella lezione sulla morte cardiaca improvvisa, oppure proprio un problema di disfunzione acuta, di scompenso cardiaco acuto, ma questo lo vedremo quando facciamo la lezione sullo scompenso. Concetti fondamentali, triage, ok? Quindi in questo caso il paziente arriva con dolore toracico. E gli facciamo l'anamnesi, sospetto di pericardite, abbiamo detto dolore toracico tipico per pericardite. Ovviamente se non è così andiamo sugli altri algoritmi, tipo quello della sindrome coronarica acuta, e se la diagnosi di pericardite è confermata, allora lavoriamo sostanzialmente per il rischio, cioè paziente ad alto rischio, cioè con un paziente con o una eziologia estremamente probabile, non so, paziente con già diagnosi di neoplasia, per esempio, paziente con diagnosi di patologia autoimmune. Questi sono tutti i pazienti ad alto rischio. Oppure, pazienti ad alto rischio sono anche quelli con dei predittori di prognosi infausta. Quali sono? La febbre in corso, l'esordio subdolo, subacuto, il versamento pericardico importante o il tamponamento cardiaco e la mancata risposta all'antinfiammatorio non steroideo, che se vedete è quello che invece viene fatto di base sul paziente a basso rischio, cioè il paziente che mi arriva con pericardite senza questi criteri aggiuntivi può essere mandato a casa con l'antinfiammatorio non steroideo. E di solito si lavora con l'ibuprofene o l'indometacina per almeno 7 giorni, le linee guida parlano di 7-10 giorni. Se il paziente mi rientra e non ha risposto all'antinfiammatorio non steroideo, allora si parla di un rischio moderato e anche in questo caso è forse necessario ricoverare il paziente, ok? Quindi questo è, se vogliamo, un secondo passaggio. Il primo passaggio è: non ha predittori di scarsa prognosi, non ha fatto terapia, si parte empiricamente col Brufen e si vede come va e si dimette. Parlavamo dei criteri elettrocardiografici e ecocardiografici. Allora,
L'elettrocardiogramma nella pericardite acuta si caratterizza classicamente, diciamo, il reperto classico, poi vediamo dopo che ci sono delle fasi, da un soproslivellamento dell'ST. E questo mette molta paura perché ovviamente magari al paziente con dolore toracico, l'ST soproslivellato, io penso a una STEMI. In realtà bisogna mantenere la calma e pensare che uno, andando a parlare col paziente, il dolore non è un dolore tipico per una STEMI. Due, andando a vedere l'elettrocardiogramma, all'elettrocardiogramma si ha, è vero, un soprallivellamento del tratto ST, ma è anche vero che questo soprallivellamento spesso è presente in tante derivazioni, può essere presente anche in tutte e 12 le derivazioni. Ma il concetto fondamentale è che questo soprallivellamento è dato non dall'occlusione di una singola coronarica, e quindi il soprallivellamento coinvolge derivazioni geograficamente distanti. Cioè, per esempio, in questo caso il paziente ha un soprallivellamento in V5-V6, che se poi vogliamo essere pignoli ha un aspetto, come vedete, inizialmente concavo, con una T per acuta, non è il classico ST piatto discendente della STEMI, ma un soprallivellamento, se ci fate caso, anche nelle derivazioni inferiori. Eccola qua, si vede bene, V2. Cosa vuol dire? Vuol dire che il paziente ha una STEMI laterale e contemporaneamente anche una STEMI inferiore. No, vuol dire semplicemente che il pericardio infiammato porta a un'infiammazione anche delle cellule proprie epicardiche a contatto con il pericardio viscerale e quindi a un'alterazione del segnale che non è data da una coronaropatia, ma in questo caso è data dalla pericardite. Queste alterazioni si possono manifestare anche dopo ore o giorni dall'esordio del dolore, e queste sono gli step dell'evoluzione della pericardite acuta. Quindi, concetto fondamentale, l'ST soproslivellato inizialmente mi mette in allarme, ma difficilmente l'ST soproslivellato coinvolge una sola coronaria. Molto spesso l'ST è diffusamente soproslivellato. Ci sono quattro stadi perché poi, come vedete, a seconda dei giorni e del processo di risoluzione della pericardite, l'elettrocardiogramma si modifica. Parte con un ST, abbiamo detto, soprallivellato diffuso e con un sottoslivellamento dell'intervallo PR che non è sempre presente, ma quando c'è è estremamente suggestivo per una pericardite. È l'unica patologia dove vedete che si vanno a valutare le differenze dell'intervallo PR rispetto all'ISA elettrica. E abbiamo una stase di, stadio di transizione dove l'elettrocardiogramma si normalizza e l'ST ritorna normale, una terza fase con l'ST normale in cui si altera che è successivo, questo avviene giorni dopo l'inizio pericardite acuta, e poi il quarto stadio di normalizzazione. Okay? Questo qui, stadio 2, è dato come transizione tra l'ST sopra e la T invertita. Tutto il processo richiede mediamente una settimana. La radiografia interessa poco nel 2021, però ci può servire per una diagnosi di eziologia. Prima cosa, serve quando non abbiamo un'ecografia per il versamento, perché come in questo caso vediamo che l'ombra cardiaca, che questa è un po' più intensa, che si intravede qua, qui vediamo un margine, è in realtà all'interno di un'altra area globosa che altro non è che il versamento pericardico. Ci può servire anche nella valutazione, soprattutto del parenchima polmonare, quando sospettiamo una pericardite secondaria o un processo neoplastico neopolmonare oppure una polmonite o una tubercolosi. In realtà ha scarso significato ormai nella valutazione della pericardite,
significato fondamentale invece ha l'ecocardiogramma. L'ecocardiogramma che mi permette di vedere innanzitutto un pericardio infiammato, questa è una parasternale asse lungo, quindi io qui ho il ventricolo sinistro tagliato per il lungo, qui ho il cono deflusso del ventricolo destro, questo è l'atrio sinistro del ventricolo sinistro, questa è la mitrale aperta. Se vedete, al di fuori del ventricolo sinistro io ho sia uno spazio meno intenso, che altro non è che il versamento pericardico, in questo caso però è di piccola entità, che un aspetto molto iperriflettente, molto bianco, in alcuni casi può dare anche dei coni d'ombra, che è dato dal pericardio parietale infiammato, ispessito. Ok, vedete? Di solito il pericardio non si vede, in questo caso il pericardio è talmente infiammato che addirittura è qualche millimetro spesso. Abbiamo detto, il laboratorio ci può dare un suggerimento, l'emocromo, la VES, la PCR, l'indice di infiammazione ci possono dare un suggerimento verso una pericardite, ovviamente non sono specifici, e la troponina, se ho una troponina aumentata, non è una pericardite, basta, è una miopericardite. Quindi il paziente ha uno di quei criteri di scarsa prognosi e va ricoverato. Questa è la terapia. Abbiamo detto, prima base, l'aspirina o, meglio ancora, i FANS, l'ibuprofene, per almeno una settimana. Qui l'idea da linea guida è di partire con una dose di carico che vedete è piuttosto strong, perché per il Brufen partiamo da 3 compresse al giorno e di solito assieme al Brufen si dà un inibitore di pompa protonica, si dà una protezione gastrica uguale all'aspirina, perché di base questi 7 giorni sono estremamente gastrolesivi e possono dare fastidio al paziente. Dopo una settimana si consiglia una seconda settimana di tapering, cioè di scalaggio della terapia a dosaggio ridotto. Alternativa, ma che in realtà si dà in aggiunta, la colchicina. La colchicina in questo caso è estremamente utile, soprattutto nelle recidive di pericardite, soprattutto se le pericarditi sono associate a versamento. Il problema della colchicina è che molto spesso può dare nausea e quindi è estremamente mal tollerata rispetto agli antinfiammatori. In questo caso la dose sarebbe in base al peso e, come abbiamo detto, lo scopo principale è la prevenzione delle recidive, quindi possiamo anche pensare nel primo episodio pericardite acuta non complicata di lavorare solo con l'antinfiammatorio e tenerci la colchicina o lo steroide per le recidive. Lo steroide è sempre una seconda linea, perché può dare una serie di effetti collaterali anche sistemici, quindi andrebbe sempre fatto quando un primo trattamento con l'antinfiammatorio non ha avuto efficacia. In questo caso comunque le dosi sono basse, non sono mai alte dosi di steroide. Lo steroide dovrebbe essere mantenuto in questi casi finché non scompare il sintomo e alla stessa dose o finché non si normalizza la PCR. Sono in quel momento si può provvedere allo scalaggio. Lo scalaggio dello steroide si fa di solito per dimezzamento della dose ogni 4 giorni, questo vale anche per patologie sistemiche. Il corticosteroide è specificamente consigliato nelle pericarditi secondarie a patologie autoimmuni, a patologie del connettivo e pericarditi uremiche. Negli altri tipi di patologia non è proprio la scelta principale. Soprattutto sulle pericardite infettive, potrebbe in realtà anche portare a peggioramento del quadro clinico. Secondo concetto fondamentale, quello del versamento pericardico, che in realtà abbiamo già accennato, che però richiede due
diciamo, pre-istruzioni per quanto riguarda la fisiologia. Abbiamo detto che il pericardio è un sacchetto distensibile, non è una roba inerte, nel senso che il pericardio è in grado di espandersi, di accogliere anche grossi volumi di liquido, però ha bisogno di tempo per farlo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il versamento pericardico si sviluppa cronicamente, un po' alla volta, il mio pericardio è in grado di distendersi, di accogliere anche grossi volumi di liquido senza avere un aumento della pressione all'interno. Se al contrario un versamento è acuto, allora il mio pericardio si comporta come un sacchetto non distensibile. Cioè in questi casi bastano pochissimi millilitri di volume per portare ad un aumento delle pressioni all'interno del pericardio, okay? Perché il pericardio è in grado di distendersi, ma non nel breve periodo. Questo concetto a cosa porta? Porta a un'idea fondamentale, cioè la velocità di formazione del versamento come associata a un peggioramento di quella che è la prognosi. Mi spiego meglio. Se io ho un versamento che però si sviluppa un po' alla volta nel corso di giorni o mesi addirittura, vedete come la pressione all'interno del pericardio rimane sostanzialmente costante anche per volumi molto grossi, parliamo di mezzo litro, ok? E quindi cosa vuol dire? Che un versamento che si sviluppa nel tempo cronico mi darà meno problemi, mi darà problemi se non in fase finale. Un versamento che mi si sviluppa improvvisamente, come può essere ad esempio una pericardite acuta, come abbiamo già detto, come può essere per esempio, proprio nell'arco di secondi, una dissezione aortica, cioè la rottura dell'aorta in pericardio. Se vi ricordate, la prima porzione dell'aorta è avvolta dal pericardio, quindi una rottura della prima porzione dell'aorta può portare a un sanguinamento all'interno del pericardio, oppure una rottura della parete libera del ventricolo sinistro può portare a versamento pericardico, oppure alcune manovre, tipo, dicevamo prima, l'impianto di un catetere in ventricolo destro. Se io non attacco il catetere al ventricolo destro, ma vado oltre e buco il ventricolo destro, posso portare a un versamento. Questi sono tutti i versamenti che si esplicano nell'ordine di secondi, okay? Perché c'è un tramite dal torrente circolatorio al pericardio. In questi casi il pericardio non è assolutamente distensibile, bastano volumi anche piccoli per dare delle grosse pressioni all'interno del pericardio. Quindi, vista questa cosa, capiamo perché si distinguono due forme, quelle di versamento senza compressione cardiaca, si parla in questo caso di tamponamento cardiaco, e quelle col tamponamento cardiaco. Che cos'è il tamponamento cardiaco? È quando la pressione all'interno del pericardio inizia a creare un effetto su quello che c'è all'interno del pericardio, cioè il cuore. In questo caso si parla di tamponamento. Dipende dalla pressione all'interno del pericardio. E la pressione all'interno del pericardio dipende non solo dal volume assoluto di quanto liquido c'è nel pericardio, ma anche da quanto veloce si forma. Questo è importante perché quando si va a lavorare con l'ecocardiografia, io vedo che c'è un grosso volume di sangue, per esempio, all'interno del pericardio, che si esplica nel giro di pochi secondi, quello lì sarà un paziente ad altissimo rischio perché sarà un paziente con un importante tamponamento cardiaco. I termini compressione cardiaca e tamponamento cardiaco sono ormai utilizzati come sinonimi in questo contesto, anche se in realtà non lo sono. Quindi, qual è il problema del tamponamento? Il problema del tamponamento è che aumentano le pressioni all'interno del sacco pericardico. E quindi il sacco pericardico con le pressioni aumentate cosa fa? Schiaccia
le camere cardiache. Cosa succede? Che però anche all'interno delle camere cardiache c'è una pressione, che è la pressione data dal sangue che passa all'interno del cuore. E come sappiamo, le quattro camere cardiache hanno pressioni diverse. Le camere cardiache sinistre hanno ovviamente pressioni di riempimento più alte delle camere cardiache destre. La camera che risente prima dell'aumento di pressione del tamponamento cardiaco è la camera con la pressione di riempimento più bassa, che se vi ricordate è l'atrio di destra. Quindi i primi segni di tamponamento cardiaco saranno proprio dei fenomeni di schiacciamento dall'esterno della camera con le pressioni di riempimento più basse, cioè l'atrio di destra. Aumentando ancora le pressioni in pericardio, la seconda camera che verrà interessata è il ventricolo destro. Okay? E quindi una valutazione rapida se un versamento è diventato tamponante si fa andando a vedere se proprio a livello ecografico le camere cardiache di destra, soprattutto l'atrio destro, sono schiacciate dall'esterno, e queste sono le cause di tamponamento cardiaco. Come vedete, la pericardite ha un ruolo fondamentale, ma in realtà possiamo avere la parte del leone, in questo caso la fanno le neoplasie, che possono dare versamento pericardico in assenza di infiammazione dei foglietti. Quindi non pensate che versamento pericardico e pericardite siano sempre assieme. La pericardite ha come complicanza il versamento pericardico, ma il versamento pericardico si può sviluppare anche senza pericardite. Un esempio l'abbiamo già fatto: sono le rotture di cuore o le dissezioni aortiche, che non richiedono nessun tipo di pericardite. Come vedete, ci sono anche radiazioni, mixedema, perforazione iatrogena, cioè quel discorso per esempio che facevo con i cateteri endocavitari. Un tamponamento su tre di solito è dato da una localizzazione neoplastica, quindi il paziente che vi arriva con versamento pericardico non precedentemente noto, soprattutto in caso di anamnesi un po' muta, potrebbe essere un primo segno di patologia neoplastica. Riguardo all'esame obiettivo, e alcune cose vanno ricordate, in realtà basta ragionare su quella che è la fisiopatologia, cioè se io ho una compressione dell'atrio destro e del ventricolo destro, avrò un aumento di pressioni nella vena cave, che sono le vene che portano sangue reflue all'atrio destro, perché c'è un'ostruzione, c'è uno stop, e quindi io avrò una pressione venosa sistemica elevata che vedo per esempio, vedete qua, con il turgore giugulare. In alcuni casi questo turgore giugulare si può anche rendere più evidente con una manovra, che la manovra del reflusso epato-giugulare, cioè io metto la mano sotto l'arco costale del paziente e a livello epatico e spremo il fegato e vedo proprio che mi aumenta il reflusso a livello delle vene giugulari. Ovviamente un paziente con tamponamento cardiaco, un paziente tachipnoico, è un paziente tachicardico, è un paziente con una pressione sistolica bassa, proprio perché c'è una difficoltà del passaggio di sangue a livello delle camere cardiache destre, quindi le camere cardiache sinistre avranno un ridotto flusso che arriva, una riduzione del precarico e quindi una sistolica bassa. Posso avere sfregamenti, ma in realtà sono rari, perché abbiamo detto quando c'è versamento i due foglietti non si toccano, quindi non fa un rumore. Molto più facile è proprio sentire i toni cardiaci molto distanti, perché il versamento mi fa da isolante, oppure non sentirli proprio. E lo stesso versamento che mi fa da isolante anche per l'elettrocardiogramma. In questo caso cosa avrò? Avrò dei complessi QRS che vedete sono tutti di piccole dimensioni, si parla di riduzione dell'ampiezza dei voltaggi, proprio perché l'impulso elettrico è in qualche modo schermato dal versamento
e quindi arriva in entità minore ai miei elettrodi di superficie. Questo tipo di tracciato può essere presente in altre condizioni cardiache, parlo per esempio dell'amiloidosi, parlo in condizioni acute, tipo l'attacco subo, ma è abbastanza suggestivo diversamente. Un'altra cosa che può succedere è l'alternanza elettrica, cioè la variazione si vede molto bene, per esempio in D2 e D3, la variazione, vedete, dei complessi QRS con il ciclo cardiaco. I complessi QRS non sono tutti uguali, qui si vede molto bene in molte derivazioni, ma si alternano complessi più ampi e complessi meno ampi. Si parla di alternanza elettrica. L'alternanza elettrica è data da un processo per cui il cuore è ormai all'interno, diciamo, di una vasca piena d'acqua, e quindi l'asse elettrico cardiaco cambia proprio perché il cuore si muove all'interno di questa vasca solida, solamente il peduncolo vascolare è quello che lo tiene fermo. Diagnosi classica si fa con l'ecocardiogramma. In questo caso l'ecocardiogramma permette di vedere sia se c'è versamento pericardico o no, sia quanto versamento pericardico c'è. Per esempio, in questo caso c'è una grossa componente di versamento in parete, al di fuori, a parete libera del ventricolo destro. Questo è il ventricolo destro, questo è il ventricolo, questo è l'atrio destro, queste sono le camere sinistre. Tutta questa zona qui, vedete che è ipointensa, è nera, la stessa intensità del liquido, diciamo, del sangue. Questo è tutto versamento. Mi permette anche di localizzarla. Questo è un ventricolo sinistro, come abbiamo visto prima per la risonanza, in asse corto, cioè tagliato trasversalmente, e io riesco a vedere intorno tutto il versamento. Vedete che in questo caso è localizzato su territori laterali, inferiori e posteriori. In alcuni casi mi permette di fare anche diagnosi di causa. In questo caso ho il mio cuore che è qua, guardate quanto è grosso, questo è un enorme versamento pericardico, e qui vedo una immagine iperintensa che altro non è che l'estremità distale, la punta di un elettrocatetere da stimolazione che purtroppo dalla parete libera del ventricolo destro ha perforato ed è andata, vedete, in pericardio. Questo è un versamento pericardico iatrogeno dato da perforazione di un elettrocatetere, di un pacemaker o di un defibrillatore. Sì, non si vede tutto il decorso dell'elettrocatetere, si vede solo la punta, probabilmente il resto è più profondo, e si vede anche verosimilmente la breccia in parete libera del ventricolo destro. Il QRS alternante è spiegato da questo movimento che vedete qua, cioè su versamenti pericardici veramente importanti, massivi, il mio cuore è solidale al resto del mediastino solo per il peduncolo vascolare, le contrazioni, le distensioni, la fase sistodiastolica fanno sì che il cuore si muova all'interno di questo sacco completamente pieno di liquido. Il fenomeno si chiama quello dello swinging heart, cioè del cuore oscillante. Ok? Vedete bene anche qua, questo è l'atrio destro, come in alcune condizioni la parete libera dell'atrio destro, che è questa, incassi verso l'interno, proprio a significare che le pressioni all'interno del pericardio sono già maggiori di quelle all'interno dell'atrio destro. Questo è un versamento, si intravede anche sull'apice del ventricolo sinistro in alcune fasi che comunque c'è una compressione. Questo è indubbiamente un versamento pericardico tamponante. L'ecocardiogramma mi permette anche di quantificare più o meno è una stima, non è niente di preciso. Il versamento, finché è saccato, cioè non coinvolge tutta la circonferenza cardiaca e la distanza tra i due foglietti è meno di 1 cm, allora il versamento si definisce lieve, il volume che vado a estrarre
circa 300, non di più, 300 ml. Se è circonferenziale la distanza tra i foglietti nella zona in cui è più evidente, perché vedete, può non essere omogeneo, allora apriamo di versamento moderato. Se la distanza tra i foglietti, come in questo caso, supera 2 cm, il versamento severo, il volume può anche essere 700 ml. Mi raccomando, non ci basiamo solo sul volume per indicare quanto può essere prognosticamente infausto un versamento, perché dicevamo che dipende anche dal tempo in cui si sviluppa. Versamenti di entità lieve, se si sviluppano nell'ordine di secondi, possono dare un tamponamento. E questa è la strategia di pericardiocentesi, in maniera estremamente semplicistica. Si lavora con o sotto guida ecografica, che è la cosa principale, o sotto guida elettrocardiografica, cioè si inserisce una guida metallica e si usa la siringa, sostanzialmente come elettrodo, per vedere se siamo arrivati al pericardio, oppure l'approccio alla cieca, che è sempre sconsigliato, cioè la puntura alla cieca, a meno di non avere, che ne so, tamponamenti cardiaci acuti in paziente con arresto cardiaco. Il tamponamento acuto è una causa di PEA, di dissociazione elettromeccanica, quindi si tenta il tutto per tutto e si fa una puntura alla cieca. In realtà l'approccio ecoguidato, cioè quello con la sonda ecografica, è da preferire. Gli approcci sono o apicale o subxifoideo. C'è anche in realtà un approccio laterale che si usa meno spesso. Gli obiettivi della pericardiocentesi sono sia un obiettivo terapeutico, cioè se il paziente è tamponato gli tolgo pressione all'interno del pericardio e quindi permetto alle camere cardiache di funzionare normalmente, quindi diciamo una finalità terapeutica, può avere anche una finalità diagnostica nel momento in cui io prendo il liquido all'interno del pericardio e lo mando ad analizzare. Come abbiamo detto, possiamo analizzarne le componenti chimico-fisiche, possiamo analizzarne le componenti istologiche, possiamo analizzarne anche le componenti, volendo immunitarie e o citologiche, ci permette di fare una diagnosi eziologica del versamento in questione. Complicanze della pericardiocentesi: ovviamente la pericardiocentesi è una manovra invasiva e le complicanze principali le vedete qua e sono comunque tutte dovute alla penetrazione dell'ago all'interno del mediastino, che può andare a ledere altre strutture, quali il cuore stesso. Se io procedo in maniera eccessiva, posso pungere l'epicardio cardiaco. Se sono particolarmente sfortunato, posso pungere anche una coronaria, perché ricordate, le coronarie sono sul versante epicardico. Oppure, se io vado, per esempio, su approcci un po' più superiori e laterali, a pungere il polmone e dare un pneumotorace. Le altre complicanze: la puntura della mammaria interna e il danno intraperitoneale sono molto molto rare, però considerate comunque che è una procedura che va fatta, è una procedura invasiva, quindi va fatta su un setting dedicato, richiede monitoraggio e richiede personale esperto. Ci sono tutte queste cose e vengono rispettate, le complicanze ci sono, ma sono molto molto rare e sono gestite in maniera tranquilla.